Lorenzo Staitti, la tua ultima apparizione in maglia granata è stata nel derby pareggiato con il Modena. Da allora è passato un mese, vogliamo sapere un po' come stai, se ti sei ripreso e soprattutto se ci sarà ai playoff. Sì, quella partita ha lasciato il segno, purtroppo ho subito una lesione del legamento della caviglia con un edema osseo importante che mi ha impedito di correre e di stare con la squadra fino a una settimana fa. Adesso per fortuna la situazione sta migliorando, sto riuscendo a correre sul fastidio e quindi con lo staff siamo fiduciosi di poter essere a disposizione in queste due partite. Io ce la sto mettendo tutta perché non voglio tirarmi indietro, voglio dare una mano a vincere queste partite. Partite che dal punto di vista della classifica e della promozione forse potrebbero anche non servire, però ti chiedo come saranno vissute da voi i giocatori in campo. No, non, cioè, noi abbiamo l'obiettivo di vincere. Noi in campionato purtroppo non siamo riusciti a cogliere il risultato che speravamo tutti. Adesso il risultato migliore possibile è vincere i playoff e quindi dobbiamo ambire a quello. Sono due partite, le dobbiamo portare a casa, un mini girone da quattro squadre, due partite e quindi non si può pensare che non abbiamo motivazioni per vincere queste partite, a prescindere da eventuali ripescaggi. Quando si va in campo lo si fa per vincere anche con gli amici e quindi non esiste che in una piazza come Reggio Emilia si facciano altri discorsi. Quindi noi proveremo e vorremmo vincere i playoff. Con due risultati su tre a disposizione, che partita sarà quella con il Fanfulla del 19 maggio? Bah, sicuramente sarà una partita diversa dall'ultimo 4-0 perché era una situazione particolare, noi molto rimaneggiati, loro sicuri del quarto posto e siamo stati bravi a chiuderla subito. Loro invece adesso nei playoff sicuramente vorranno dimostrare di non essere quel tipo di squadra e noi dovremo cercare di recuperare più giocatori possibile per permettere al mister di avere scelte e modo di cambiare la partita anche in corso e quindi sarà sicuramente una partita difficile come lo è stato tutto questo campionato di Serie D, ma noi a prescindere dai due risultati vogliamo vincere. Comunque vadano a finire i playoff, a fine stagione, a giugno ci saranno delle novità, l'ho annunciato la società in settimana, arriverà un nuovo direttore sportivo, vedremo cos'altro potrebbe succedere all'area tecnica, quindi ti chiedo se ci sarai anche tu l'anno prossimo, è una questione che ancora non hai preso in considerazione. No, più che preso in considerazione, guarda, ancora con la società non si è parlato di queste cose, insomma, non ci sono stati contatti su questo tema. Ecco. Adesso siamo concentrati sul campo a cercare di ottenere il massimo risultato, che ripeto che è quello di vincere i playoff. Se le notizie che portano, tra virgolette, a stabilizzare la società ci fanno piacere e siamo contenti di questo, perché vuol dire che dietro si sta cominciando a programmare a livello societario. Dal punto di vista tecnico ancora non so niente, però ripeto, quando ho scelto quest'estate di venire qua a Reggio era per fare un percorso importante qui e rifare una scalata e quindi non è cambiato il mio pensiero.